È la terza edizione del torneo Uniti si vince, e l'organizzatore Franco Marrucci insieme ovviamente, come avete già riconosciuto, Paolo Bacchini dell'Unicef, quindi un torneo per beneficenza ma soprattutto per dire cosa, Franco? Per dire che siamo contenti che tanti bambini accompagnati dai loro genitori e dai loro istruttori possano aver contribuito alla causa Vogliamo Zero con i loro contributi, con le loro offerte che naturalmente poi andranno al progetto Vogliamo Zero, e quindi siamo soddisfatti di questo. Tanto per cominciare, chi partecipa a questo torneo? Sono 9 società di Livorno, ci sono Livorno 9, ci sono le Sorgenti, c'è Orlando, c'è il Picchi, il Carli Salviano, Banditella, Ardenza e Pasta. Allora, sono tanti ragazzi, un po' coinvolta tutta la città, e questi ragazzi poi alla fine usciranno con un'idea della solidarietà. Della solidarietà, questo che noi vogliamo, che i bambini comprendano che ci sono realtà molto più povere delle loro. Ci sono bambini che non hanno niente, non hanno nemmeno scarpe per giocare, non hanno astucci per disegnare, matite, quaderni, non hanno niente, perché vivono condizioni di estremo disagio. Loro lo devono sapere, che sono privilegiati. Quindi pensare anche a chi è meno facoltoso. Paola, che bello pensare a questo. Tu poi, insomma, sono tanti anni ormai. Sei troppi. Sì, sono tanti anni, però le manifestazioni sportive sono quelle che più ci coinvolgono, soprattutto con bambini così piccoli. L'importante è, come ho detto all'inizio del torneo, è ribadire il discorso del diritto al gioco, uno dei tanti diritti dei bambini che fanno parte della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, molto spesso che non vengono seguiti. Si parla di diritto al gioco, ma perché il gioco fa parte della... È una necessità. Non è una perdita di tempo, ma attraverso il gioco che nasce proprio con il bambino stesso, poi c'è il gioco organizzato come in questo caso. Certi valori dovrebbero essere proprio quelli del divertirsi giocando, senza pensare a classifiche, senza pensare a vincere, ma solo proprio la voglia, la volontà di stare insieme, e in questo caso stare insieme vuol dire anche aiutare altri bambini come loro che non hanno il diritto di giocare. Paola, negli anni nella città di Livorno, insomma, se ne è prodotta di beneficenza, ma i messaggi arrivano poi a destinazione o c'è ancora da lavorare? Allora, per quanto riguarda l'Unicef, devo dire la verità, noi ci siamo tolti tante soddisfazioni, abbiamo aiutato tanti bambini, abbiamo costruito con l'aiuto dei livornesi 3 scuole in Angola che hanno la nostra targa, la targa della città di Livorno, quindi sì, è vero, ci sono tante cose ancora da fare, però io penso che Livorno e la provincia abbiano dato un bel contributo all'Unicef. Bene, quindi l'ultimo appello, poi torniamo con Franco. L'ultimo appello è non perdere mai l'attenzione, ecco, questo è importante, non dimenticarsi, non abbassare. Bastano pochi centesimi, a volte bastano poche cose, però se diamo tutti poco, per loro sono tanto, quindi non abbassare mai l'attenzione, pensare sempre a chi è meno fortunato. E per chi invece calca i campi, non abbassare mai la guardia, Franco? Non abbassare mai la guardia, tenere sempre in alta considerazione le fasce dei minori, quelle protette, cosiddette protette, vanno tutelati questi bambini per fare in modo che crescendo non arrivino a copiare o a immedesimarsi in atteggiamenti dei grandi che spesso e volentieri vediamo sono negativi. Bene, grazie e complimenti a entrambi. Okay. Qua dal centro vi ringrazio di questo, quello che fate per i bambini del mondo, non solo per i bambini livornesi. E grazie a voi.